Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alessia e questo è il nuovo episodio della One Angel Baby Challenge. Allora, siamo qui riuniti quest'oggi innanzitutto per festeggiare il compleanno di Giacomino Pane e Vino. Io prima la torta l'ho già fatta. Olè! Eccola qua, bella come il sole, perché era andata male. E in più fra qualche ora, neanche tante in realtà, no, questa qui 3 ore, è il compleanno di Daniele, quindi festeggiamo anche lui quando arriverà la notifica. Sto cercando di trovare una sistemazione affinché le candeline si accendano. Allora, noi dobbiamo far passare Giacomino. Sì, via. Oh, yes. Qui si era rotta la radio. Comunque, non vi ho neanche detto, è il weekend, è sabato sera. Bellissimo. È il sabato sera e quindi al momento i ragazzi grandi non passeranno d'età. Cioè, con lui sono arrivata al massimo della responsabilità, con l'altro dell'educazione, il contrario, con Francesco l'educazione e con Alberto la responsabilità. Gli ho fatto fare i compiti e tutto quanto, quindi devono solo andare a scuola, anche con le abilità ci sono, quindi la sfortuna è il weekend in mezzo. Comunque, allora, fatemi dare un'occhiata a Giacomino come aspirazione all'aspirazione artistica, quindi creativa, mentre come primo tratto ha il tratto. Esiste per i bambini sto tratto? No, non credo. Avrebbe il tratto goffo, però non credo che il generatore casuale sappia che alcuni tratti non ci sono per tutte le età. Quindi, semplicemente inverto il secondo con il secondo era infantile. Questo in teoria dovrebbe esserci. Manco questo c'è per i bambini? Devo invertirli tutti. Ok, allora invertiamo, prendiamo il terzo tratto era attivo, quindi dai, almeno questa l'abbiamo presa. Insomma, tutti e tre glieli mettiamo, bellissimo, con gli occhiali da sole in casa. Però cambio il look a... ecco, c'è il Move Objects attivato. Cambio il look ai due fratelli quando anche Daniele sarà diventato un bebè. Quindi fra qualche ora, 2 ore. E in più... terzo trimestre tra 11 ore, quindi siamo messi così. I ragazzi per il resto stanno bene, quello che dovevo dirvi ve l'ho detto. Ora vatti a lavare, va là, finché siamo tutti tranquilli, poi ritorna nel tuo letto, a te assegno questo. E intanto che aspettiamo di cambiarti il look con quei mitici occhiali da sole, che non ho mai capito, vai a farti una bella dormitina. Andiamo via, qui, dobbiamo fare la pipì. Comunque mi dicevate di riprovare, eccola qua la notifica, di riprovare a mettere la culla rosa. Però l'altra volta non è che avesse funzionato, cioè era tipo una leggenda metropolitana, però a mali estremi, estremi rimedi a un certo punto, no? Quindi adesso che lo facciamo passare di età proveremo a metterla rosa. Chissà che nasca femmina, io non lo so cosa dirvi. Ok, allora Daniele è diventato un bebè. Fatemi vedere che tratto ha. Ha il tratto curioso. Oh, biondo anche lui, bellissimo, sempre più belli questi bug. Mi sa che Giacomo sarà tondettino, almeno così sembra. Vai dalla mamma, dai, vai dalla mamma. Un sacco di regali. Allora, mettiamo subito la culla rosa. Proviamo, anche se non credo serva più di tanto. E ribadisco che la gente guarda i miei video e poi mi scrive: perché non mangi le fragole? Perché non posso. Basta leggere il regolamento che vi lascio nel link, lo so che è in inglese, ma comunque online li trovate anche in italiano. È che io mi sono basata su quello. Ma
Questa regola è per tutti. Quindi adesso cambiamo il look e torniamo pure a noi. Ecco qui Giacomo. Gli ho lasciato i capelli che già aveva, ma gli ho tolto gli occhiali da sole. Mi pareva un po' Anastasia negli anni 2000, non so se avete presente. Comunque, Giacomino nei suoi abiti quotidiani, formali, sportivi, da notte, da festa e costume da bagno. Mentre qui abbiamo il piccolo Daniele, guardate gli occhi. Mamma mia, mi fanno impazzire! Ok, allora, il nostro Danielino nei suoi abiti quotidiani, formali, da notte e da festa. Torniamo a noi. Eccoci qua. Allora. Ma che bravo Manuelino che va a nanna. Lui invece guarda la sua mamma. Giustamente. Senti, allora dilettati a far qualcosa perché stai meglio di me, quindi tu invece vieni qua a ripulire. Grazie. Che qua qualcuno ci ha fatto il disastro e non faccio nomi. Allora, qua possiamo pure vendere queste cose qui. Allora, io direi che potremmo fare una cosa del genere. Allora, io al momento che sta bene la metto a dipingere. Ci vediamo alla nascita del nuovo bambino, in modo che dopo possiamo vedere loro passare di età e loro due andarsene via e metterla incinta di nuovo, se no diventa un episodio di 2 ore e mezza. Quindi ci vediamo fra pochissimo. Ok, ragazzi, è cominciato il travaglio. Intanto ho mandato i ragazzi a scuola. Oh, mamma mia, che angoscia. Mamma mia, neanche, non so, neanche il giorno della mia laurea ero così in angoscia. Ma tanto sarà maschio, cioè, statene sicuri, perché figurarsi. Vai, Isabel. Cosa vi ho detto? Cosa vi ho detto? No, cioè, non si può. Non si può. Allora, prendiamo sempre la lista che ho fatto con i vostri nomi e io questo bimbo bello con 3 B lo chiamerei per cambiare un po' Tommaso. Tommasino con la culla rosa. Giustamente, ma mi pare giusto, una botta de culo immensa. Ma voi dove, cioè, dove siete, scusate? Cioè, non vi vedo, ma non so dove siete. Allora, troppe cose da fare in contemporanea. Fermi tutti. Allora, studio sodo, studio sodo, studio sodo, studio sodo. Ok, una cosa alla volta. Dica. Lui invece è stanco, che è andato a letto tardissimo. No, 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 no. Ah, no, è quell'altro. Io pensavo fosse quello che sto comandando adesso. Niente, mi ha distrutto. Manuel deve fare la pipì, ma ha distrutto la casetta di nuovo. Strano, vero? Comunque, nel frattempo che io sono andata avanti da sola, 2, 4, 6, 7. Infatti, adesso al momento non possiamo avere figli. Ma appena tornano da scuola i due gemelli, Alberto e Francesco, passeranno di età e quindi riusciremo a concepire. Sono andata a conoscere altre 2 famiglie che non conoscevo. Ora ve le faccio vedere. Da qui, se me lo dà, perché credo di fare prima. Ok, ho conosciuto lui, Norman De Angelis di Gabriele 5210C, che è attivo, infantile e romantico, e anche dei begli occhi, se devo dire la mia. E ho conosciuto loro quattro. I fratelli Rossi di Roberto Egidi o Egidi. Abbiamo Manuel Rossi, romantico, amicone, amante della famiglia. Abbiamo Andrea Rossi, attivo, ambizioso e smanettone. Abbiamo Stefano Rossi, infantile, folle e buffo. E infine abbiamo Emanuele Rossi, creativo, perfezionista e solitario. E come potete vedere, li ho già messi nel gruppo dei papini. Hanno occupato precisamente i quattro fratelli e Norman hanno occupato
i 5 posti che erano rimasti, quindi dopodiché si tratterà solo dell'imbarazzo della scelta di chi sarà il futuro papino. No, perché ho messo in frigo? Vedi che me la butterà via lui, ma la roba finita, boh, vabbè. Lasciamo stare, va là. Nel frattempo ho fatto anche altri due quadri. Lasciamo perdere. Cioè, questo, che ditemi chi comprerà, e questo, ditemi chi comprerà. E quello che stavo dipingendo quando vi ho lasciati era questo, che è anche un capolavoro. Quindi, qualcosa di decente è capace a farlo la nostra Isabel. Max, mi interessa la responsabilità. Quindi puntiamo su quella. Mettiamo via questo. Possiamo anche buttarlo via. Dove sta? Ma perché invece di andare a dormire, visto che sei stanco, preferisci andare fuori a farmi il disastro? Non l'ho ancora capita. Comunque va bene. Allora. Beh, vabbè, ma c'è il tizio delle pulizie, che pulisca lui. Lo pago. Per lavoro cosa devo fare? Concentrarmi e trasmettere in streaming per 4 ore. Intanto andiamo a riposarci, che siamo un po' stanchine. Riposiamoci. Che succede? No, le bollette. Ah, non ho i soldi. Non ho i soldi. E allora, blocchiamo la porta per tutti tranne i membri dell'unità familiare e concediamo l'accesso agli impiegati. Facciamo una vendita rapida. Mi avete detto che l'altra volta non ho venduto perché mi entravano in casa, ed effettivamente avete ragione, ma io credo sia un bug, perché i bambini sono usciti ed è rientrati tutto il tempo. Ma a un certo punto, quando ho dovuto mandarli a scuola, non uscivano più. E questa è già bloccata. Quindi spero che adesso venga qualcuno, ma venga qualcuno ad acquistare. I prezzi sono già al massimo, li hanno sempre comprati al massimo, quindi. Ma ridi dei miei quadri, ma come ti permetti? Mamma mia, è enorme questo tizio, eh. Salve. Hola. I voti sono aumentati, i voti sono aumentati, i voti sono aumentati. Benissimo. Allora, possiamo festeggiare anche senza Isabel, cioè nel senso non è che ci serve la mamma attaccata al sederen. Quindi, torta qui, adesso facciamo tutti i soliti controlli. Allora, liceo da 10 e educazione. Quindi vieni prima tu, Francesco, a soffiare sulle candeline. Tanti auguri! Olè! Ultimo tratto infantile. Aggiungiamo le candeline. Altro controllo. 10, ma tu devi occuparti del tavolo. Ma scusa, occupati del tavolo. Cos'è? Vieni qua. 10 e responsabilità. Quindi vieni anche tu, Francesco, no, Alberto, Francesco l'abbiamo appena fatto, a soffiare le candeleine. Ma perché sei vestito tipo anni 80? Che è una cosa inguardabile. Tanti auguri a te! Olè! Ultimo tratto, se lo trovo, ordinato. Aggiungi le candeline e cambiati per favore, perché fai schifo al caspio. Per non usare brutte parole. Ok, mentre il nostro Max è arrivato a 10. Quindi vieni, Max. Occhiali che non ha mai avuto, ma va bene. Tanti auguri, Maxino! Allora, come aspirazione, l'aspirazione, no, questa qua, anima gemella,
e purtroppo anche lui come il tratto che è italiano ha un tratto infantile. Madonna che panza, oh. Le candeline. Madonna che bruttino. C'ha la pancina. Ok, mettiamo via. E adesso io sbatto fuori di casa i gemelli. Però devo metterli fuori prima. Venite fuori, raga. Uno addirittura puzza, che metà basta. Ok, sono fuori. Adesso io li mando via e ci vediamo al cambio di look di Max. A fra poco. Ok, ecco qua Max. Devo dire che da vicino è un pelino più carino. E non mi ricordo se... Ok, sono già spuntate, benissimo. Ah, pacioccotto, c'ha le guanciotte. Allora, e la panciotta. Questo è Max nel suo look quotidiano, formale, sportivo, da notte, da festa e costume da bagno. Torniamo a noi. Eccoci. E cominciamo con un bambino che piange. Vatti dare tu da mangiare, va. Ma è come ste cose che si mettono davanti a rompere i maroni, mi urta il sistema nervoso centrale, non so voi. Sì, gli abbiamo sbattuto il telefono in faccia, ma quello è un altro discorso. Vieni a ripararla. Ma qui nessuno, vabbè che adesso è finito. E proviamo a rifare. Cioè, nessuno messe lì. Raga, sti quadri, vabbè che sti due fanno pietà, ma questo è bellissimo, è il quadro dell'anno, eh. Vieni a giocare, va. E non so perché lui si è vestito così molto alla fricchettona. Dopo gli facciamo anche la foto. Sì, per il nuovo arrivo in famiglia, mannaggia al mondo, fosse femmina perlomeno. Sì, ma qua non siamo a guardare la fisicità della signorina, Signorina, compri. Compri o la sgozzo. No, no, cosa sto... vedi, piange anche tuo fratello per quello che stai facendo. Vergognati. Qual è il problema adesso? E tu qual è il problema? Boh, hai fatto solo un brutto sogno, vabbè. Fa schifo sta roba? Sì, abbastanza. E sta roba è finita? No, ce n'è ancora, allora vieni. Madonna, bisogna lavare anche lui. Perché se la fa sempre addosso, Dio benedetto. Allora, cambia pannolino, noi dobbiamo lavare Daniele, quindi... Fallo tu per cortesia, Daniele. Sì, ma qua si sta trasformando in una chiacchierata di gruppo. No, ragazzi, secondo me è bugato. Cioè, non è possibile. Li abbiamo sempre venduti. Nelle ultime due volte no. Non è possibile. Secondo me è bugato. E quindi io faccio così e li vendo così. Perché devo pagare le bollette. Quindi... E adesso vi dirò di più. Facciamo venire il club. Da chi cominciamo? Beh, vedete che con Emanuele abbiamo già un interesse romantico, perché quando sono andata a trovarli mi sono presentata in maniera flirtante con tutti. E addirittura questo Manuel e Emanuele non volevano manco entrare nel club. Praticamente li ho costretti io. Con le buone si ottiene sempre tutto. Eccolo qui. Vedo che alla fine, però, non mi hai disprezzata. Andiamo a concepire. Concepiamo. Chiediamo a Max di insegnarci poi a usare il vasen plan plan. E tu devi anche, madonna quanta gente in giro per casa, devi anche lavarti, quindi vieni a lavarti. Chiedigli a Max, va. Niente, me l'ha perso, va bene. Chi è? Dammi il nome, Manuel. Sono tutti uguali.
Ok, bombato hanno bombato, come si dice proprio in gergo. E andiamo a fare un test di gravidanza qua sopra. Siamo incinte? Questi 45 minuti che passano dall'esito, dal test all'esito, sono veramente angoscianti. Olla! Bene. Dov'è il signorino? Qua. Ok, abbiamo trovato. Allora. Non andiamoglielo a dire. Facciamo il solito... la solita trafila. Scusa, ma per me è no. Ciao ragazzi, è stato un piacere, grazie a tutti per la disponibilità. Vieni a farti la doccia. E tu, lui può anche arrangiarsi, tu per favore fai la pipì e poi vieni a dormire. Così pure tu vieni a dormire. Ma che contento che è dopo averla fatta nel vasino, vedi che non è difficile. Mannaggia, bisogna lavare anche lui. E adesso lo laviamo, dopodiché dobbiamo fare anche la foto. Ah, quell'altro. Adesso facciamo tutti. Facciamo tutto, sì, facciamo tutti. Ci facciamo tutti qua, alle. Vabbè che Isabel è una facilina. Quindi ce lo si potrebbe aspettare. Allora, facciamo il bagno a Daniele. Daniele, amore di mamma, puzzi. Mamma mia, tutto sporco, che schifo. Puzzi da far veramente vomitare. Più Tommaso che si sveglia ogni tanto. Dobbiamo ricordarci, me lo sono ricordata prima mentre cambiavo il look, che Max vale doppio. Una ragazza mi aveva chiesto quanti figli era arrivata e io però l'ho contato singolo Max, quindi tanti comunque, ne abbiamo tanti. Può essere una quantità che va bene. Vieni a dormire, dai, fuori dai piedi. Allora, tu, uomo verde, vieni giù, vestiti, non si fanno le foto in pigiama. E tu scattagli una foto. Olle. Allora. Comunque molto particolare, pelle verde, occhi viola. Una abbinata inusuale. Cosa vuoi tu adesso? Hai fame, va bene. Però non voglio sentirti piangere. Allora, noi la prendiamo qui sotto, perché la fila l'abbiamo finita. 6, 6, 7, 5. Mettiamo questa da 7. Aggiungiamo una cornice. E lo rinominiamo Max trattino per 2. È l'unico modo che mi viene in mente per... Quindi, facendo il conteggio giusto, siamo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quindi 10. 20, 22, 23 con Giacomo, 24 con Manuel, 25 con Daniele, 26 con Tommaso e 27 col bambino che aspetta adesso Isabel. Quindi direi che non male per niente, anzi mi ritengo soddisfatta. Questo episodio ragazzi finisce qua, lasciate un mi piace al video se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!